Oh, alla fine ci siete riusciti, eh? No, bravi, complimenti davvero. Era dopo 11 anni che il centro sociale Lambretta vi ha preso in giro in tutti i modi, occupando a destra e manca. Voi che cosa fate? Gli regalate 400 metri quadrati di immobile dicendo: ma sì, è così, diciamo, passa la paura, no? E chissà quante belle attività potranno organizzare questi, diciamo, eroi della legalità all'interno di questi 400 metri quadrati. Campioni dell'abusivismo potremmo definirli. Tra festini in nero ed eventi anti-Israele, il Lambretta a Milano ha fatto davvero tutto ciò che voleva, ovviamente grazie alla vostra complicità politica. E ora avrà anche una bellissima sede assegnata, ovviamente senza bando. Eh sì, perché la gente normale deve fare i bandi per avere le sedi al comune. Invece il Lambretta, un bel affidamento diretto alla loro associazione che utilizzeranno per fare tutte queste bellissime attività senza bando. Siamo veramente alla follia. Praticamente in questa città chi delinque viene esaltato, viene premiato. Chi rispetta le regole, ha scritto un bel scemo in fronte, perché questo è quello che voi state comunicando ai tantissimi cittadini milanesi, è quello che voi state comunicando a tutti quelli che, per dire, magari hanno un dehors che esce di 15 centimetri rispetto a quello che dovrebbero, e quindi multe, sanzioni, perché no, la legalità in quel caso deve essere ovviamente rispettata, però